Parliamo di storia dell'arte, parliamone in termini semplici, ma parliamone con la prospettiva della storia, la prospettiva che ci consente di analizzare luoghi, personalità, momenti, aspetti della cultura artistica antica e contemporanea. Ciò di cui cercheremo di parlare nel contesto di questo nostro incontro è il tema dell'impressionismo. L'impressionismo, come tutti quanti sappiamo, è una corrente artistica che ha avuto un grandissimo successo. Nasce nell'Ottocento. Ma nelle sue forme, nei suoi aspetti di carattere derivativo e successivo, ha una lunghissima datazione di sviluppo che prevede anche una e più stagioni di carattere post-impressionistico. Cerchiamo però di capire questa parola impressionismo. Innanzitutto, cosa significa e perché nasce e si afferma. Allora, impressionismo viene dalla parola impressione. L'impressione che cos'è? È qualcosa che ci colpisce, è qualcosa che proveniente dall'esterno si impone su di noi, si afferma su di noi. In occasione di quella che fu una mostra fondamentale, poi, se vogliamo dire così, dell'impressionismo, Monet presentava un dipinto che aveva come titolo Impression Soleil Levant, impressione del sorgere del sole, una pittura, un dipinto che presentava una pittura rapida, una pittura di immediata presa, una pittura non elaborata nella descrittività dei particolari, ma che puntava sostanzialmente appunto a creare una impressione, una sensazione, una condizione, diciamo meglio, di carattere percettivo, che facesse in modo tale da coinvolgere in qualche modo il fruitore, lo spettatore. Questo dipinto dava l'opportunità al critico Louis Leroy, che scriveva per Le Charivari, di manifestare quasi direi in tono di supponenza e di sufficienza un giudizio critico che a suo modo voleva essere anche negativo e che di fatto però sancì l'affermazione di questo nome, di questo appellativo di impressionismo. In che anni ci troviamo? Ci troviamo nel 1874, ci troviamo quindi a metà degli anni 70 dell'Ottocento e ci troviamo in anni che sono anche particolarmente significativi. È in qualche modo trascorsa l'epopea di Napoleone, intendo Napoleone III naturalmente, e quindi l'impero, il sogno del secondo impero napoleonico è anche questo in qualche misura finito col cadere e si impone invece qualche altra cosa, si impone veramente in modo significativo e dirimente l'ascesa al potere della, direi più che l'ascesa, la affermazione del potere della classe borghese. E la classe borghese ha bisogno di
qualcosa di più elastico, di qualcosa di più veloce per potersi presentare. Non quella pittura palurata, ufficiale, accademica, ancora di tipo neoclassico come se ne produceva, ma ha bisogno appunto di una pittura briosa, direi frizzante, una pittura che riuscisse a cogliere anche gli aspetti della realtà delle cose in modo molto semplice ed immediato. Questa pittura è appunto quella dell'impressionismo. Nasce così, d'emblée, in modo improvviso, senza una meditazione di un qualche tipo di retroterra. No, un retroterra c'è ed è anche un retroterra molto nobile. Io ho appena citato il nome di Monet come autore di questo dipinto di Impression Soleil Levant, che è appunto il dipinto ormai, se vogliamo definirlo così, capostipite di questa stagione. Ma teniamo conto che prima di Monet ha agito un decennio prima circa Manet, un altro pittore che, pur non essendo definibile tout court un impressionista, di fatto dell'impressionismo costituisce l'antenato, sia pure recente, ma nobile e significativo. Egli che nel 1863, quindi una decina d'anni prima dei fatti che stiamo raccontando, presentava al cosiddetto Salon des Refusés, cioè il Salone dei Rifiutati, un'opera che ha fatto scuola, un'opera importantissima, quale è stata Le Déjeuner sur l'herbe, che fu considerato anche scandaloso in qualche modo per il perbenismo borghese che andava affermandosi dal momento che quest'opera presentava in un prato questa colazione sull'erba con questi signori seduti e questa donna completamente nuda, quindi destava in qualche misura una sorta di scandalo il soggetto. E quindi, più che il rifiuto dell'opera per le sue peculiarità creative, artistiche, eccetera, ciò che appariva inaccettabile era il soggetto stesso. Ritorniamo quindi agli impressionisti che rendono nel 1874 la loro prima mostra. Dove la rendono? Anche questo è interessante e per certi aspetti ha anche qualche tratto di strana curiosità, di strano giro della sorte, potremmo dire, perché viene resa negli spazi di Nadar. Nadar chi è? È un fotografo. Oh, guardate, la fotografia è ciò che sta rendendo la vita difficile, difficilissima alle arti figurative nel corso dell'Ottocento, perché la fotografia consente di realizzare delle immagini che hanno delle caratteristiche importanti. Sono fedeli, innanzitutto, per quanto riguarda il risultato figurativo. Seconda cosa, sono abbastanza veloci da realizzare. Un clic, poi un po' di tempo in camera oscura e la fotografia è pronta. Terza caratteristica non meno importante, l'aspetto economico. La fotografia, per quanto le prime fotografie abbiano ancora i loro costi, ma comunque è evidente che è uno strumento di produzione delle immagini indiscutibilmente molto più accessibile dal punto di vista economico rispetto alla pittura, che presuppone lunghe sedute, presuppone costi, materiali, pagamento dell'artista e quant'altro. E quindi poter osservare che
gli impressionisti rendono questa loro mostra negli spazi di un fotografo, è una cosa apparentemente strana, una cosa, come dire, potrebbe apparire addirittura contraddittoria, e invece non lo è. Non lo è perché gli impressionisti capiscono che hanno in comune con la fotografia innanzitutto, direi, l'apprezzamento, la considerazione e il significato della luce. La luce è ciò che rende possibile la fotografia. Fotografia significa proprio questo, disegno fatto con la luce. E la luce è il fattore nodale, principale, significativo della produzione artistica degli impressionisti. La luce che in qualche modo, come dire, abbaglia e che però proprio perché abbaglia rende anche più sfibrate le cose e ne rende vibratile la loro misura rappresentativa. Quindi vedete, l'impressionismo ha un suo contatto diretto con la fotografia, ha una sua base sociale importante che ne apprezza gli sviluppi, e questa è la borghesia. E curiosamente alcuni degli artisti di ambito impressionista hanno proprio anche una loro estrazione sociale prettamente borghese. Pensiamo per esempio ad Edgar Degas, pensiamo a Caillebotte, e osserviamo quindi che questa pittura ha un suo impatto sociale immediato, rompe gli schemi tradizionali, rompe col neoclassicismo, rompe con la pittura di storia, rompe comunque con tutte le prospettive accademiche, crea delle opere di più piccolo formato, quindi facilmente trasportabili, facilmente anche commerciabili. Crea l'opportunità per l'artista di confrontarsi con un pubblico al quale non è soggetto, nel senso che l'artista non esegue i suoi lavori su commissione di qualcuno che gli ordina l'esecuzione di un determinato dipinto con certe particolari caratteristiche. No, è l'autore, è l'artista che sceglie i suoi soggetti, che sceglie le sue cose da rappresentare. Quali sono queste cose che gli sceglie? Le cose della vita, gli scorci di Parigi, i pezzi della città, la natura, la natura. Ed ecco allora che questa pittura si svolge en plein air, come si suol dire, cioè all'aperto. L'autore si porta col suo cavalletto, con le sue cose, in mezzo alla natura e lì sceglie di rappresentarla. E attenzione, ritorniamo al tema della luce. La luce che cosa fa? Riesce a diventare addirittura la misura della scansione del tempo. E possiamo quindi osservare come qualche autore, penso ancora a Monet in questo caso, in opere come quelle della Cattedrale di Rouen, va a effigiare i momenti specifici in cui questo stesso soggetto, la facciata di questa cattedrale, appare diversamente nelle ore della giornata, secondo quello che è il movimento della luce. La stessa luce che d'altronde nelle ninfee consente di vedere proprio la vibratilità dell'acqua. E questa vibratilità dell'acqua, la vibratilità della luce, sono null'altro che la metafora del tempo che gli impressionisti riescono a cogliere nel proprio svolgimento.